Ciao a tutti. Allora, vado a fare questo filone di pane con questa farina, pan di sempre. Io l'ho trovata da Italy a Roma, dove ogni tanto vado a fare la spesa. Però, se non ce l'avete, magari potete anche fare una miscela simile, diciamo, oppure ordinarla online. L'ho messa dentro una ciotola e così semplicemente con un cucchiaio la bagno, metto l'acqua, metto un po' d'acqua in due o tre volte, non la metto tutta e farò un'autolisi di circa 20 minuti, quindi alla fine copro e lascio 20 minuti. Ne metto ancora un'altra pochina. E naturalmente potete, finché potete girare con il cucchiaio va bene, altrimenti così semplicemente con la mano. Ok. Il farro monococco Enkir è un cereale antico, un cereale questo biologico antico. Allora, passato il tempo, ci metto il Licoli, eccolo qua, che avevo rinfrescato un po' di qualche ora, diverse ore fa, e sopra ci metto ancora l'acqua che è rimasta, quindi metterò ancora acqua. Giro così con il cucchiaio, metto ancora acqua per ammorbidire. Qui ho accelerato un pochino, eh. La metto quasi tutta l'acqua, ne lascio un pochino per metterla quando inserisco il sale. Guardate, io faccio con la mano così, con il pugno, però potete continuare con il cucchiaio, eh? Ok, impasto, continuo ad impastare in questo modo. Mi bagno anche la mano così non si appiccica. Quando ho impastato un altro pochino, aggiungo il sale e il resto dell'acqua e continuo. Allora, dopo questo primo impastamento, vedete, posso continuare tranquillamente con il cucchiaio così. E lascio riposare l'impasto, lo copro e lo lascio per un'ora a temperatura ambiente. Copro con un telo e lo lascio. E vedete, quando lo riprendo, vedete già sta sviluppando la maglia glutinica. Aspettate che inquadro meglio. Ok, c'è poca luce. E adesso continuo così, faccio un bel giro ripiegando l'impasto così dall'esterno al centro, in questo modo. Ok. Piego ancora, dopodiché lo copro ancora e lo lascio questa volta riposare 30-40 minuti anche vanno bene. Quando lo vado a riprendere, vedete come sta diventando elastico, bello consistente, vedete? Quindi vado ancora a piegare così, eccolo qua, e ci metto un po' d'olio sotto senza cambiare ciotola, lo inserisco così, ma pochissimo, solo per non farlo attaccare perché lo lascerò a lievitare adesso. Quindi faccio un po' di pieghe così. Vedete che anche non usando l'impastatrice, comunque l'impasto si presenta bene. Eccolo qua. E adesso lo copro, vedete, molto bello elastico, lo copro e lo lascio lievitare tutta la notte a temperatura ambiente.
Allora, io l'ho lasciato a temperatura ambiente perché siamo in inverno e poi di notte, quindi riscaldamenti spenti, fa freddino, quindi è stato bene. L'ho controllato durante la notte, mi sono svegliata e l'ho controllato perché avevo paura che crescesse troppo, invece andava bene ed eccolo qua, la mattina, come vedete, è aumentato di volume. Però non è passato, diciamo, non è passato di lievitazione, quindi se fate questo impasto d'estate io vi consiglierei di metterlo in frigo, ma d'inverno va bene così, va bene tutta la notte, naturalmente iniziamo tardi, la sera tardi a fare il primo impasto. Allora, siccome è bello lievitato, non lo tocco molto. Quindi lo ripiego così, faccio le pieghe però senza stressarlo, delicatamente. Eccolo qua. Piego ancora piano piano. Ok. E poi lo copro con la ciotola, con la stessa ciotola e lo lascio. Lo lascio 30 minuti, se serve anche di più. Poi lo vado a riprendere e non farò un altro giro di pieghe perché è bello lievitato, questo addirittura si poteva anche formare subito. Quindi vado subito per la formatura, ma la faccio molto semplice, piego così. È bellissimo questo impasto, come ho detto sopra, in questa miscela di farina c'è il farro, farro monococco, si presenta molto bene, poi vedremo poi il finale. Allora, quindi avete visto, l'ho piegato molto semplicemente, metto parecchia semola dentro il cestino sul panno, sull'apposito panno. E ci metto dentro il filone che lascerò lievitare, io penso altre 2 ore è sufficiente. Seguite la lievitazione perché ecco, non è sempre uguale, dipende dalle stagioni, dalle temperature, da tante cose. Quindi non è che se io dico 2 ore dovete per forza fare 2 ore, magari ce ne vogliono 3 per voi. Bello, molto bello. Ok, lo copro e lo lascio anche nel forno spento. Se serve, accendiamo la lucina. Bene, eccolo qua. Io direi che è pronto. Quindi ho già acceso il forno per portarlo a temperatura a 250 gradi con uno spruzzo, questa volta metterò soltanto uno spruzzo, voglio provare. Ho ribaltato sulla pala, sulla carta forno, è molto molto morbido, sono riuscita a stento a fare un taglio, però si può fare anche dopo 5 minuti che abbiamo infornato, basta aprire un attimo e tagliare con la lametta e richiudere subito. Eccolo qua, vedete, sta crescendo benissimo, direi, molto bello. Lasciamolo cuocere. La cottura è 45-50 minuti, questo dipende dai vostri forni, a scalare. Io per 20 minuti ce l'ho avuto a 250, poi ho abbassato 230, 220 e 200. Alla fine ho lasciato 5 minuti a spiffero. Beh, io direi che è bellissimo. Ho saltato la sequenza del taglio perché mentre faccio questo pane poi sto anche cucinando perché è un giorno di festa e quindi aspettavano tutti di mangiare questo pane. Sono riuscita però a fare qualche foto perché lo hanno mangiato anche tiepido, era ancora tiepido. Ricordatevi che il pane si taglia freddo. Però è spettacolare, ragazzi, che dire, è veramente bello, bello, bello e molto buono, profumato. Bene, vi ringrazio della visione, vi invito a condividere il video, a lasciare un like ed a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao, ciao!